discorso iniziale, è servito a dimostrare che noi ci hanno confezionati per essere mandria e come mandria ci trattano. Portando avanti la logica del discorso, se c'è una mandria ci devono essere i mandriani, no? Lo diceva già il signor Platone, dice come il pastore porta le greggi. Allora, i nostri mandriani sono un cluster genetico, una linea di sangue che si fa passare per popolo ebraico, e ebrei non sono, gli ebrei sono un'altra cosa. Infatti anche gli ebrei non li possono vedere. Non li possono vedere, li odiano. Si chiamano Ashkenazi o Ashkenaziti. Gli Ashkenaziti non sono ebrei, voglio fare un discorso importante sugli Ashkenaziti, perché non è un dettaglio. Voi sapete che adesso la legge stessa ti impedisce di criticare, no, i semiti, antisemitismo, eccetera, eccetera. Il sionismo è un'altra cosa, lo sapete, se l'antisemitismo è una cosa e il sionismo è un'altra. Il sionismo è una corrente ideologica che fu in qualche modo stimolata da un Rothschild, dal Rothschild di Londra, perché volevano riprendersi la Palestina. E allora usarono degli intellettuali, giornalisti, per diffondere questa idea, poi finalmente dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo l'Olocausto, sono ritornati sulla Terra Promessa. E adesso sì, quale regime... Che hanno sponsorizzato la loro frase. Esattamente, e adesso l'attuale regime israeliano sono gli Ashkenaziti, non sono ebrei, gli ebrei stanno sotto. Allora, questi Ashkenaziti non sono ebrei per la Bibbia, non sono ebrei per la storia, non sono ebrei per la genetica, e io ve lo vado a dimostrare. Discendenti di Ashkenaz, cosa ci dice la Bibbia di Ashkenaz? Voi sapete che 5600 anni fa è avvenuto il diluvio universale, che non è stato universale su tutta la terra, riguardò la Mesopotamia praticamente. Probabilmente si trattò della rottura delle dighe o del bacino artico del Mar Nero, per cui arrivò una valanga immensa di acqua che travolse tutto. Questo fenomeno, noi a volte si pensa alla deglaciazione come qualcosa che avviene così dolcemente e rapidamente, no? Dovete pensare che quando si sono sciolti i ghiacciai dopo l'ultima glaciazione, il livello degli oceani è salito di 150 metri. Adesso ci terrorizzano per mezzo centimetro, è salito di 150 metri. Però è avvenuto molto lentamente e molto gradualmente, e con delle grandi catastrofi naturali. Succedeva per esempio questo fatto. Quando in un bacino orogeografico, per esempio il Mar Nero, il Mar Baltico, ricoperto di ghiaccio, questo ghiaccio ha iniziato a sciogliersi, inizia a sciogliersi sempre dal centro. Potete fare la prova pratica d'inverno se vi vede in clima freddo, mettete un secchio d'acqua fuori dalla porta a ghiacciare la notte e poi durante il giorno viene il sole e vi scioglie il ghiaccio e voi notate che il ghiaccio comincia a sciogliersi dal centro, mentre i bordi rimangono sempre ghiacciati. Lo stesso era successo sul Mar Nero o sul Mar Baltico. Queste dighe di ghiaccio poi alla fine si sciolgono anche loro, c'è questa spinta dell'acqua che cerca di travolgerle e arriva a queste valanghe d'acqua, trilioni e trilioni di tonnellate d'acqua, che cambiano il clima, creano tutta una serie di problemi. Comunque, 5600 anni fa, sembra un dato storico accertato, diluvio universale, c'è un certo Noè che vive in Mesopotamia, che costruisce l'arca, ci mette la sua famiglia, ci mette alcuni animali, aspetta che arrivi questa ondata, ma chi gliel'avrà detta a Noè, gliel'ha detto Dio, va bene. Per 40 giorni c'è questa catastrofe, poi piano piano il cielo si rasserena, l'arca è stata scaraventata nel sud della Turchia, Monte Ararat, escono finalmente fuori e Noè ha tre figli che si chiamano Cam, Sam e Jafet. Cam successivamente si dirigerà verso l'Africa del Nord, Egitto, quella zona del Nilo. Sem ritorna in Mesopotamia e dà origine al popolo semita, di cui il capostipite Abramo poi farà quella migrazione, se volete ve la spiego, in seguito di nuovo a una catastrofe naturale che lo porterà in Palestina, poi in Egitto, compagnia bella. Un altro figlio, Jafet, rimane in Turchia e dà origine a una schiata diversa di persone. Ecco, Ashkenaz era nipote di Jafet, era figlio di un figlio di Jafet, quindi non è un semita Ashkenaz, e gli Ashkenaziti per la Bibbia non sono semiti.
non lo sono neppure in senso storico, perché quando noi andiamo un po' indietro a cercare la loro origine, si vede che l'origine medievale di questa popolazione è il canato di Kazaria, quindi sarebbero kazaki, una popolazione turcomanna medio orientale, che a un certo punto si converte al giudaismo per motivi di interesse, per salvarsi la pelle. Ma erano degli idolatri, erano dei pagani, si converte. Poi arriva lo zar di Russia, conquista quella regione e loro si spostano nell'Europa orientale. Quindi anche per la storia non sono semiti, non sono ebrei. Questi ashkenaziti li troviamo già nell'antica Babilonia, perché hanno sempre lavorato sul prestito di denaro e su misura. Addirittura nell'antica Sumer sembra che ci fossero queste pratiche, tant'è vero che la scrittura sulle tavolette d'argilla nasce proprio dalla necessità di tenere una contabilità, no? Dei prestiti, degli interessi, facevano dei calcoli ancora attuali. Nell'anno 1000 d.C. gli Ashkenaziti costituivano il 3% della popolazione ebrea. Oggi sono l'85%. Se io fossi un ebreo, mi chiederei che fine hanno fatto quell'altro 80% del mio popolo. I veri ebrei sono i Sefarditi e i Misrachi, che sono quelli poi caratteristici, con la papalina in testa, hanno la barba, hanno tutto, anche un modo di vestirsi molto particolare. Quelli sono i veri ebrei, quelli sono i veri semiti. Questi non lo sono. Cosa ci dice il loro DNA? Questa popolazione ashkenazita pratica l'endogamia, cioè si sposano tutti fra loro per non disperdere le loro caratteristiche peculiari. E questo lo sapete, quando ci si sposa fra consanguini vengono fuori delle malattie latenti, delle malattie ereditarie, di cui loro soffrono molto. Per questo hanno fatto tante indagini sul DNA. Che cosa ci dice il DNA di questo cluster genetico, di questa popolazione? Che è una linea di sangue matrilineare originata da quattro femmine in epoca post-glaciale, quindi prima della rivoluzione agricola, nel sud del Mediterraneo, forse addirittura in Italia. Cioè queste non sono medio orientali, non sono sumero-accadici, vengono da questa regione qua del Mediterraneo, da quattro donne. Sempre il discorso del DNA mitocondriale, per cui noi seguiamo tutta la traccia. Hanno patologie recessive, alcune vedete Crohn, Alzheimer, Tay-Sachs e Bloom. Si sono fusi col popolo ebraico nella diaspora, nel mondo, per non dare nell'occhio, per crearsi degli alibi. E purtroppo hanno fatto danni sempre, e di questi danni a torto abbiamo colpevolizzato gli ebrei, che sono gli agnelli, le vittime sacrificali di questa popolazione. Alcuni di loro, loro hanno influenzato completamente tutta la nostra storia, a partire da quando ci hanno raccolto e messo la zappa in mano. Sono sempre stati loro a sovrintendere tutto il nostro percorso. Qui ne vedete alcuni fra quelli, diciamo, di un recente passato: Einstein, Ashkenazita, Freud, Karl Marx, Lenin, Walt Disney, la Regina Elisabetta, Rothschild, va bene, Kissinger. Rappresentano l'85% della cosiddetta popolazione ebraica nel mondo, occupano tutti i centri di controllo del pianeta, hanno una intelligenza estremamente elevata, un IQ particolarmente alto, sono estremamente longevi. Voi pensate, Kissinger, quasi 100 anni, gira ancora il mondo a fare l'ambasciatore? La regina d'Inghilterra. La regina d'Inghilterra. Sarà una delle quattro. Sapete? Possibile, no? Siamo le quattro femmine. Una delle quattro femmine. Una delle quattro femmine. Loro non si chiamano Windsor in realtà, si chiamano Sassone, Coburgo, Gotha, sono di origine germanica. Dopo la prima guerra mondiale, quando l'Inghilterra aveva in odio la Germania perché
morti della guerra, loro cambiarono nome in Windsor. Anche Savoia non sono Savoia. Windsor era il castello dove abitavano, il castello di Windsor, hanno preso il nome. Perché un'altra caratteristica di questa stirpe è che cambiano spesso, sono nomadi, sono apolidi, quindi si spostano in tutto il mondo e cambiano spesso nome. Elevate capacità cognitive rivolte soprattutto alla matematica, quindi sono tutti nella finanza, nel prestito del denaro, assoluta assenza di empatia. Addirittura ci odiano, ci disprezzano, ci chiamano goyim. Goyim in Yiddish vuol dire animale, capra. Ci considerano bestie, né più né meno, e spiega tutti i loro comportamenti. Ma loro sono consapevoli di essere... Come no, se lo sono? Loro se le tramandano queste cose, non a caso si sposano tutti fra di loro. No, sono delle linee di sangue matrilineari, fra sempre la madre, il padre può anche venire da altre stirpi, da altre linee di sangue, ma è la madre che porta avanti il discorso. Oh, per esempio, qui ci sono due esempi dell'IQ, no? Nel 53 nei licei di New York, in tutti i licei di New York, fecero questo test dell'intelligenza dei ragazzi, degli adolescenti. Vennero fuori 28 ragazzi con un quoziente intellettivo superiore a 170. Di loro 23 erano di stirpe ashkenazita. Voi pensate che 10 milioni di ashkenaziti a confronto di 8 miliardi di altri umani, loro si prendono il 30% dei premi Nobel, nell'economia addirittura il 40%. Cioè sono tutti loro che padroni anche della scienza, della conoscenza e di tutto quanto. La Rita Levi Montalcino era anche lei naturalmente una schiazza. E portano avanti, per vari motivi che adesso non ci interessano, una cultura di morte. Perché da sempre loro cercano di degenerare il genere umano. Materialismo ateo è una cultura di morte. Distruzione della famiglia, l'aborto, l'LGBT, e la teoria del gender, l'eutanasia, adesso ci stiamo arrivando anche in Italia, la pedofilia, piano piano la sdoganeranno. Lo stanno facendo in Olanda. Lo stanno già facendo. Il satanismo, il cannibalismo, anche quello stanno già Quindi questo è tutto il contrario di quello che vorrebbe la natura, perché la natura è regolata dall'empatia, dagli affetti. Avete visto quei cagnolini che c'erano qui prima? Cioè tutti gli esseri viventi si amano in qualche modo, anche quelli che poi diventeranno preda e predatori. Qui abbiamo di fronte delle entità che sono criminali, non c'è altra parola per descriverle. Cosa fanno e cosa hanno fatto nel corso dei millenni? Hanno sempre avuto questa politica di individuare un centro culturale, economico, che aveva prospettive di sviluppo e ci si sono insediati. L'hanno portato al massimo sviluppo degenerandolo e quando questo centro è decaduto si sono spostati in un altro che stava nascendo. E questo è il loro tragitto nei millenni. Ipotizzando che venissero da Sumer, vanno prima in Palestina, poi vanno in Egitto. Non sapete che c'è la storia, il figlio di Isacco, Giuseppe, che diventa vice re d'Egitto, che chiama la famiglia e dice venite, qua si sta bene, ci trattano bene, non erano schiavi in Egitto, erano stati ben accolti. E stanno lì chi dice 100, chi dice 200 anni, facendo i signori, avevano loro gli schiavi, dovevano solo fare delle corvée annuali non pagate, ricompensate in genere alimentari, che poi non facevano nemmeno loro direttamente, le facevano i loro schiavi. Perché a un certo punto i faraoni li cacciano dall'Egitto? Perché si rendono conto della pratica dell'usura che sta distruggendo l'economia e che questi vogliono prendere il potere. E allora li fanno andare via. Ma quando vanno via dall'Egitto, non vanno via come schiavi, poverelli. Si portano dietro tutto. Tant'è vero che vagando per 40 anni nel deserto, sapete la Bibbia, no? A un certo punto fanno il vitello d'oro. Ma come, sti poveri zingari che da 40 anni sono nel deserto, si fanno il vitello d'oro? E chi te l'ha dato loro? Era il loro oro che se ne hanno portati dietro. Poi, in questo loro tragitto,
prendono di mira Atene, sta sorgendo la civiltà di Atene, che sta diventando importante in tutto il Mediterraneo. Spingono Atene, ai tempi di Platone siamo, a un punto tale che la egemonia di questa città mette a rischio le altre città-stato della Grecia, per esempio Sparta. E quindi nascono dei contrasti che sfociano nelle due guerre del Peloponneso. I greci in queste due guerre fratricide si distruggono a vicenda, distruggono tutte le risorse economiche che avevano, la Grecia cade in ginocchio e a quel punto arrivano i Macedoni che la conquistano e prendono il potere in Grecia. Nel frattempo questi Ashkenazi si sono spostati a Roma e poi quando fanno cadere, perché fanno cadere loro l'impero romano, guardate, c'è un parallelo perfetto tra la caduta dell'impero romano e i tempi che viviamo oggi, né più né meno, da tutti i punti di vista. Quando anche Roma decade si spostano a Costantinopoli, poi anche da Costantinopoli vengono cacciati, vanno appunto nel canato di Cazaria. Lì vengono cacciati dai russi e si spostano nelle nostre repubbliche marinare e poi nelle repubbliche marinare dell'Olanda, del Belgio, dei paesi del nord, anche in Portogallo marginalmente. Poi finalmente, quando anche Amsterdam e quelle città baltiche decadono, si spostano in Inghilterra e siamo all'inizio del Settecento e già c'è la dinastia Rothschild in funzione. Quando l'impero britannico comincia a perdere colpi, si spostano a Boston negli Stati Uniti, che era un nuovo centro commerciale e culturale, caccia alle balene, che a quei tempi le balene erano come il petrolio oggi. Quando Boston decade perché le balene l'hanno sterminate tutte, si spostano a New York, Wall Street, la borsa. Poi si spostano in California, Silicon Valley, negli ultimi vent'anni. Adesso che hanno quasi completamente distrutto l'impero americano, oramai è sull'orlo della guerra civile e a un livello demenziale, fanno l'ultimo balzo, quello attuale, e sono già in Cina, perché l'impero cinese sarà il prossimo impero che dominerà il mondo. E in questo loro viaggio, che vedete, fanno sempre verso ovest, perché loro hanno la teoria del serpente, dice, quando il serpente avrà fatto il giro del mondo, si sarà avvolto su tutto il mondo, sorgerà l'iperimpero e noi finalmente domineremo su tutta l'umanità. Cos'è che gli impedisce di finire il loro viaggio, che dovrà finire a Gerusalemme, tra l'altro, e diventerà la capitale poi del mondo? La Russia. C'è la Russia, che negli ultimi secoli più volte ha provato a sottomettere e non ci sono mai riusciti. Io parto da Napoleone, fa la campagna di Russia e non ci riesce. Prima guerra mondiale, non ci riescono i tedeschi. Rivoluzione bolscevica, non ci riescono Trotsky e Lenin. Poi li mette dentro Gorbaciov, Yeltsin, che la distruggono dall'interno e fanno crollare l'Unione Sovietica, cade il muro di Berlino. Gorbaciov e Yeltsin danno tutto l'asset industriale ai famosi oligarchi russi, che in realtà sono ashkenaziti quasi tutti, che si prendono tutte le ricchezze della Russia. Poi viene fuori questo personaggio ambiguo che si chiama Putin, che viene dal KGB e non si sa bene che intenzioni abbia. Però Putin intelligentemente fa un discorso, al di là di quelli economici e militari, ricrea una coscienza cristiana in Russia, perché la Russia è sempre rimasta cristiana anche sotto il comunismo, ha una fede in quella popolazione incredibile e lui capisce che quello è il sistema per tenerla coesa. E guarda caso, poi ci arriveremo in fondo, siccome questi ashkenaziti in qualche modo sono subalterni di Lucifero, di Satana, odiano in maniera viscerale il più grande nemico di Satana. Chi è stato il più grande nemico di Satana? È stato Cristo. E se volete si potrebbe guardare all'inizio del cristianesimo. Ne parlo di Salesiano che mi hai indicato tu, dicono proprio distruggeremo Cristo. Sì, sì, loro. Adesso c'è una trasmissione, mi hanno fatto un post in Israele, che fanno vedere uno scimpanzé crocifisso e prendere in giro Cristo con lo scimpanzé crocifisso. Ma la TV di Stato, non un matto buono. E loro hanno gestito questa narrativa che ci accompagna da 12.000 anni, di cui siamo a parlare oggi, che è stata ben espressa dalla serie di film di Matrix, per esempio.
fatti da due registi ashkenazi che erano i fratelli Wachowski, ora sono le sorelle Wachowski perché hanno cambiato sesso. Sorelle Wachowski, ha fatti tre Matrix, adesso sta facendo un altro. In cui se lo spiega anche a Rettondo, no? Lo dice lì il negro, dice, ah, è pillola rossa, pillola blu. Tu vivi in un mondo non reale. Perché, scusa, allora, perché proprio loro insinuano il dubbio? Allora, c'è questa cosa che sarebbe controproducente per loro stessi, no? Insinuare il dubbio che effettivamente... Però lo fanno sempre. Sono costretti a farlo. Tu pensa ai protocolli dei savi di Sion nel 1903, che sono stati accusati di essere stati realizzati dagli agenti dello zar per screditare gli ebrei, eccetera, eccetera. A me non mi interessa sapere, io li ho letti da tutti e 24 i protocolli, che l'abbiano scritto gli agenti della polizia segreta dello zar o il rabbino ebreo, cambia nulla, perché quello che c'è scritto lì si è verificato alla lettera nel Novecento, quindi in qualche modo ce lo devo dire. Come Odissea nello spazio, no, come dovessero lo spazio, sì, lo spazio, bravo, e lo spazio si chiama libero arbitrio, perché quello ci è. Guardate che cos'è il libero arbitrio? Il libero arbitrio non è la facoltà di decidere chi mangia a cena e a pranzo, vediamoci bene, è la capacità che solo la nostra spiritualità ci dà di capire cosa è bene e cosa è male. Ma ad oggi non sappiamo più il libero arbitrio. Esatto, ma loro dal illuminismo in poi, restando in tempi recenti, hanno fatto di tutto per distruggere la spiritualità dell'essere umano. Perché se tu distruggi l'anima dell'uomo, quello non capisce più cosa è bene e cosa è male, gli puoi far fare tutto quello che tu vuoi, anche mangiare un cadavere, come stanno cercando di fare ora, che è un tabù terribile, no, per tutti noi. La finestra chiusa. E poi c'è quei sistemi che ti ci portano gradualmente. Quindi loro in qualche modo non possono infrangere la regola del libero arbitrio. Quindi ci devono mettere a cuore, ma c'è tutta una cinematografia che parla di queste cose, romanzi, ma gli stessi Orwell che citava Mariella, gli stessi Huxley e compagnia bella, erano tutte persone che sapevano, non è che sono parti della fantasia, questi hanno scritto, Orwell si chiamava Blair, della famiglia Blair, primo ministro britannico, figlio di un diplomatico dell'impero britannico, e sembra che loro sono costretti ad anticiparci tutte le loro mosse. Vedremo un esempio anche adesso. Per quel film che mi hai indicato tu, Soylent Green, 2020, sopravvissuti, parlava del fatto che non ci saremmo messo di cadavere. È arrivato, e lì parlava, eutanasia che arriva lì. Esatto. Ma un film del 73, 75, Sì, è quella lì. Allora, guardate, per esempio, no, la narrativa ufficiale che ci viene fatta del nazismo e dell'olocausto. Il 6 giugno del 44 gli alleati sbarcano in Normandia. Contemporaneamente gli americani sbarcano in Sicilia, chiudono il regime nazista in una specie di tenaglia, che però verrà ribaltato solamente dall'esercito russo che successivamente conquista Berlino. Quando arriva questi militari alleati in Normandia, fanno due occhi grandi così perché vedono che tutti i mezzi dei tedeschi, dei nazisti, erano GM e Ford. Erano americani, come ora i mezzi dell'ISIS sono tutti mezzi americani. Perché molti industriali americani avevano sovvenzionato il nazismo prima che scoppiasse, cioè nel periodo dal 22 al 38-39 avevano proprio e parteggiavano apertamente per il nazismo negli Stati Uniti, e non solo. Scusa, no, ma tu hai detto, mi hai anticipato una cosa, l'avrei detto, ma facciamo un passettino indietro. L'ipotesi è che lo stesso Hitler fosse una schienazita, perché due giornalisti hanno fatto nel 2010 un'indagine, hanno fatto l'analisi del DNA di 30 parenti stretti di Hitler e hanno trovato un rarissimo aprogruppo, che è questo E1B1B1, che è tipico degli Ashkenaziti e dei nordafricani.
C'è una storia che sembra confermata dagli archivi della polizia di Vienna, tra l'altro, di una ragazza che si chiamava Anna Maria Stickelgruber, nonna di Hitler, che faceva la domestica alla Salomon May Rothschild, uno dei Rothschild, quello di Vienna, e questo c'è sui registri della polizia. E questa storia poi è riportata da una rivista della Gestapo che uscì a suo tempo. In quel periodo il signor Rothschild aveva 61 anni, era da poco separato, quindi viveva solo. La domestica rimane incinta e la cacciano. Torna al paesello col pancione, c'è sempre il brav'uomo che la sposa, che si chiamava Hiedler, e dà il nome poi a questo bambino che nascerà. E il bimbo che nasce è Alois, il padre di Hitler, che poi cambia nome in Hitler, da Hegel in Hitler. Succede un altro fatto strano, che quando muore la madre di Hitler nel 1907, l'adolescente, questo ragazzo, sparisce per 10 mesi a Vienna e non si sa cosa ha combinato. Forse è andato a trovare i cugini? Punto interrogativo. Ed è documentato. Che cosa ha fatto non è documentato, no, che lui è sparito a Vienna 10 mesi, è documentato.